questa bella e anche un po' vecchia canzone di Katy Perry nel nostro pomeriggio. Le 3:30, siamo collegati finalmente con i nostri due pezzi di ci cuore. Siamo! Ciao! Emma e Alessandra! Ciao! Belli comodi a casa! Come state, ragazze? Comodissime, mi sembra. Bene! avete almeno avete le scarpe attimo indosso almeno oppure no, state in ciabatte tipo, ecco, non sapevo, ecco, fateci vedere come siete lo vestiti sapevo dalla vita in giù, lo sapevo. Che lo bello. sai che io non mi smentisco mai, amico mio, tu lo sai molto bene. Ci avrei scommesso, dai, bello, questa è, diciamo, la parte, come dire, divertente di questi, di questo periodo della nostra vita in cui dobbiamo lavorare a distanza, in cui facciamo queste cose in collegamento, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, no? Un po' di ottimismo. Sempre, sempre in realtà, quindi sopra vestite bene, sotto pigiamate e ciabatte di ogni tipo, di ogni genere, praticamente sì. Ma devi sapere, allora, praticamente qui non arriva niente, ma noi che c'è la fibra, certo, quella che mi sono messa sotto i denti per non farmeli muovere. Al di là di questo, qui non c'è dove abito io, quindi andavo in giro per casa a cercare un posto dove prendesse internet. Quindi non ti dico come sto. Dai, però ce l'abbiamo fatta, vi sentiamo molto bene. Sì, ok, perfetto, fantastico. Emma! Eccomi! E ridono, ridono così. La tua amica se è la surreale, ride. Surreale. No, facevo una considerazione a tutti. No, è abbastanza... Facevo una considerazione, dicevo, no? Circa 10 anni fa, più o meno, in questi studi, Alessandra l'anno prima, Emma l'anno dopo, insomma... Si cominciava questo bel percorso di musica, fatto di musica e di grande passione. Sì. È soltanto dopo 10 anni questa canzone insieme. È arrivato il momento, finalmente. No, dopo 10 anni. Ormai con calma, ma noi siamo così, siamo serene, siamo persone tranquille, facciamo le cose quando non se le aspetta più nessuno. Ma infatti, colpi, ragazze, di scena, colpi del cilindro. Ormai avevamo perso le speranze, devo dire, è sicuramente il duetto più atteso, però un pochino, insomma, non ce lo aspettavamo più. Sì. Ci avete fatto un bellissimo regalo che è stato percepito e accolto con un affetto, si vede, insomma, immenso. Sì. Raccontaci un po', Emma, come nasce, raccontaci. Ma nasce come stanno nascendo le cose da un annetto a questa parte, da un'esigenza sicuramente di aprire un 2021, facciamo le corna, con un po' più di ottimismo e di serenità, e quindi avevo voglia di questa canzone senza tempo, di questa ballad un po' nostalgica, ma con un bel testo, diciamo, con una grande promessa per il futuro. E quando, insomma, poi ho contattato Dardast, Davide Petrella, che hanno lavorato alla musica e al testo, e quando è venuta fuori la canzone ho detto: bene, questa è la canzone mia, che posso, mia e per Ale, è la nostra canzone, quindi ho chiamato Ale, gliel'ho inviata, a lei è piaciuta moltissimo e oggi siamo qua. Ma è proprio, allora, ascoltandola per bene, è proprio un dialogo tra due donne, due amiche in realtà, che cercano, sì, sempre le emozioni vere in tutto, anche se avete avuto, insomma, due percorsi che sono iniziati nello stesso modo ma poi hanno preso strade diverse, si sono rincontrati, ma l'obiettivo è cercare emozioni vere. Come si fa perché un'emozione sia così autentica? Ma sicuramente devi essere leale, sincera, vera in quello che fai, nei rapporti che hai, in quello che dici, insomma, un po' deve essere il motore di tutto, la verità. E tra me e Emma c'è sempre stata molta verità, molta sincerità, anche se magari lavoro, situazioni ci hanno portato a volte a stare lontane, perché è veramente infattibile riuscire a stare vicine, perché fortunatamente, ringraziando il cielo e Dio e lavoro, insomma, siamo sempre state abbastanza in giro, e forse è arrivato il momento giusto poi per esserci ancora di più nella musica, ancora di più nella vita. E questo la gente l'ha compreso ed è la cosa più bella che mi potesse capitare in questo 2021.
Che cosa vi unisce, ragazzi? Emotivamente parlando, è iniziato proprio con l'amore, sinceramente. Che cosa vi ha unito nell'ultimo periodo? Cosa vi unisce in generale e cosa vi ha unito nell'ultimo periodo? Nell'ultimo anno, anzi. Ma probabilmente, innanzitutto, siamo due conterranee, quindi sicuramente arrivare dallo stesso, partire dallo stesso punto di partenza, il Salento, è una cosa che unisce un po' tutti i salentini sparsi nel mondo, no? Chi per un lavoro, per un altro. Noi sappiamo bene quanta fame di riscossa abbiamo e quanto dobbiamo magari a volte lavorare il doppio perché le distanze sembrano infinite. Poi ci accomuna la musica, ci accomuna la passione per questo mestiere, ci accomuna il rispetto che abbiamo per tutte le persone che lavorano intorno a noi. E poi per tante altre cose siamo completamente diverse, ma proprio questo è il bello, che poi è una cosa, è una storia bellissima, perché il fatto che noi abbiamo fatto lo stesso talent non significa che poi veniamo fuori da lì con lo stampino. È proprio questa la bellezza, che ognuna di noi ha fatto il suo percorso artistico mantenendo la sua personalità, mantenendo la sua essenza, il suo carattere, e questo rende giustizia a tante cose. Sia per me che per lei, ma per anche tutti i ragazzi che hanno il coraggio di presentarsi ai talent e di imporre la loro personalità. Ecco, ragazze, vi posso fare una domanda un po' personale? Delle donne che amate, insomma, e adesso siete diventate, che cosa avete tenuto con voi e che cosa invece avete cambiato? Se avete cambiato qualcosa? Ma sicuramente crescendo si cambia, e viva Dio. Nel senso che si matura, ci sono delle nuove consapevolezze. È bello riuscire a rimanere se stessi, quindi portarsi dietro i valori, i principi con i quali siamo cresciute, per i quali abbiamo combattuto e siamo andate avanti, tenere ferma e forte la nostra autenticità. E sicuramente io mi porto dietro tanto della Sandrina di 12 anni fa. È una cosa che non lascerò mai perdere e ci lavorerò sempre di più, è quell'istinto che mi ha portato ad essere dove sono oggi, ad essere come sono oggi. Sicuramente nell'arco di questo tempo è stato smussato, però quella parte di istinto me la tengo molto stretta. Ecco, allora, adesso facciamo una domanda divertente. Quale canzone Emma vorrebbe cantare di Alessandra e viceversa? Quale canzone vi scambiereste? Ecco, cioè, quale canzone? Vai, cominciamo con Emma. Io gli ho sempre detto... pezzo storico di Ale. Ale ha tantissime canzoni pazzesche nel suo repertorio, però devo dire che Immobile o Estranea a partire da ieri, insomma, sono due pezzoni da 90, ecco. Ale, tu invece? Che periglio, non ho capito. No, perché, cioè, no, ti immagino al karaoke, insomma, come tante volte. Allora, sicuramente sarò libera e lo sa. L'ho anche minacciata di farmela cantare quando ovviamente le ho fatto tutta la mia lista dei suoi brani. No, perché devo dire che in questi giorni di promozione, come ben sai, abbiamo fatto diverse volte un discorso sul nostro percorso, no? Lavorativo. E guarda, c'ha delle canzoni proprio fighe l'amica mia. Ragazzi, ma adesso che avete fatto questa canzone insieme, io credo che insomma ve l'abbiano chiesto centinaia di migliaia di addetti ai lavori e anche di fan, forse ci piacerebbe, anzi tolgo il forse, ci piacerebbe vedervi in concerto insieme, proprio per scambiarvi le canzoni l'una dell'altra, per emozionarvi, insomma sarebbe una cosa pazzesca, basta, l'ho detta così. Bello. Molto. Io ho un decennale da festeggiare, quindi ho già dichiarato, d'accordo con la mia agenzia, che ovviamente rispettando tutti i DPCM e mantenendo al massimo le misure di sicurezza, io quest'anno in tour ci vado. E anche se si dovrà cambiare modo, metodo, luogo, non mi interessa, datemi un palco, due luci, un microfono e la band.
Quindi ovviamente andando in tour io, Alessandra è autorizzata, è invitata a presentarsi in tutte le date dove le vorrà venire, oltre a Pezzo di Cuore ovviamente ho già la lista delle canzoni che Alessandra vuole cantare, quindi... Meravigliose! Che cosa abbiamo innescato, bene. Dai, guarda, è un sogno soltanto sentirvi parlare di questa cosa qui. Grazie ragazze, grazie per questa bella canzone, grazie per questo bel momento di, insomma, intimo, di amicizia, di sincerità, di radio. Grazie a voi. Grazie. Diciamolo che vi vogliamo bene. Sì, vi vogliamo molto bene. Tanto. E quando si potrà, insomma, vi aspettiamo in questi studi perché bello così, però. No, vabbè, siamo proprio da... niente. Io love, ormai. Love, come dire, love. Love, love, ragazzi. Anche perché abbiamo delle foto, abbiamo delle foto, insomma, belle che datate con voi anche all'inizio. Oggi le abbiamo oggi guardate. Una l'ha tirata fuori un paio. Insomma, ma ce n'ho anche alcune con te simpatiche, Ci sono delle foto veramente molto divertenti. E l'album va riaggiornato anche nei nostri studi, quindi speriamo che tutto passi. Vi aspettiamo, ragazzi, in bocca al lupo. Comunque stai grazie a tutti, Marco. Gli amici di Radio Norba. Che c'è? Un messaggio per Marco: stai molto attento che io ho tante altre foto di quando eri ancora più piccino, quindi grazie Alessandra, grazie. Mandale grazie a me. A voi, grazie a tutti gli amici di Radio Norba, grazie. Ciao Ale, ciao bene. Emma, anche noi Emma e Alessandro Moroso in diretta su Radio Norba. Allora sentiamola la canzone di queste due bravissime e bellissime ragazze. Si chiama Pezzo di cuore. Radio Norba, novità. Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.